La prima parte, allora vediamo velocemente il chiarimento rispetto alla lezione precedente, dove ho fatto gli step per l'analisi di resistenza e dimensionamento. Allora, si riferisce una ve veloce labiella dove il motore, questa si può chiamare revisione 1, va bene, rispetto al precedente avevo fatto qualche piccola modifica. Si riferisce una veloce labiella dove il motore ha una velocità maggiore, questo si è detto. Si conosce la lunghezza del componente e il numero di giri, e questo lo sappiamo. Si sceglie la forma della sezione e questo la sappiamo, e le dimensioni principali della sezione partendo da un dimensionamento minimo a carico di punta che ci fornisce una sezione minima, cioè si suppone, bene, la mia bella deve resistere almeno a carico di punta e trovo una sezione minima, ok? Questo volendo lo posso fare anche dopo, però mi dà un'indicazione per come scegliere la fase successiva. Perché io il carico di punta lo posso calcolare come J minimo. In base al J minimo posso calcolare la IPE di partenza. Chiaro? Ora lo vedremo. Quindi io cosa fo? Dimensionamento a carico di punta. Bene? Trovo il J minimo. In base al J minimo trovo la sezione IPE che ha quel J minimo immediatamente superiore. Quella lì è la sezione a carico di punta, quindi vicino ai piedi di biella. Partendo da quella, cosa fa? Aumento la dimensione leggermente e vado a dimensionare se questa sezione aumentata soddisfa il momento flettente. Chiaro? E quindi fa il dimensionamento a momento flettente, come abbiamo visto l'altra volta e come ora vedremo nell'esercizio. Chiaro? Quindi questo è il chiarimento. Ok? Quindi per dimensionare la biella parto da carico di punta e determina la sezione in base a carico di punta, supponendo che sia un'IPE. Allora, riguardo all'IPE, che relazione c'è fra la definizione dell'IPE e il momento di inerzia minimo? La formula è questa. Allora, IPE, come vedete, mette in relazione IB, l'h piccolo, l'h grande, i b mezzi e la a, che è lo spessore dell'anima, in relazione al momento, e qui vi dà il momento il WF, vi permette di calcolare il sigma massimo in funzione di queste grandezze. Ok? In che relazione stanno tutte queste? Stanno in relazione a questa formula, tutto in funzione all'h. Chiaro? Quindi io vi do un IPE 20. Vuol dire H grande vale 20, con quello riavate tutte le altre dimensioni. Chiaro? IP20 vuol dire che ha l'anima alta 20, tutte le altre dimensioni sono funzioni di H e quindi sono geometricamente definite. Quindi effettivamente ha un solo grado di libertà geometrico, è l'H grande. Con l'H grande, come vedete, potete riavare sia il W che il J. L'H grande è quello di partenza che scegliamo noi. O meglio, noi cosa facciamo? Dimensionamento a carico di punta. Determiniamo il J minimo, prendiamo una IPE che abbia un J superiore a quello minimo e quella è la sezione minima, dove è a carico di punta, vicino ai piedi di biella. Ne prendiamo una immediatamente superiore, normalizzata, e andiamo a verificare se è verificata a momento flettente. Quindi più lontano, più vicino alla testa di biella, dove è più sollecitata. E questo l'abbiamo già visto. Va bene? Questo è come si opera. Allora, per riavare questo, quindi si parte da queste formule. Bene, per partire il dimensionamento si parte a dimensionare secondo la formula o di Eulero o di Rankine, a seconda di momento della snellezza relativa. Spesso si usa il metodo Eulero, che è quello più semplice. Il metodo Eulero è lo trovato in manuale. È questo. Vediamo se me lo carica. Eccolo qua. Questa è la formula. Grazie.
Questa è la formula di Dolero, va bene? Ok? Questo abbiamo visto anche l'altro giorno. Come si fa a determinare il carico critico? Come vedete vi dà i valori e vi dà il minimo che vi permette di calcolare la sezione IFE, ok? In funzione anche all'area. Ok? Quindi, partendo dal nostro esercizio, si conosce la pressione, si rileva il carico di punta. Come si fa a rilevare il carico di punta? Sappiamo che qui agisce una pressione, la forza è 4,8 MPa, sarebbe 4,8 per 10 alla sesta, fratto l'area, va bene? Ok, scusate, per aria, qui per aria, dove l'area la metto in metri, quindi è 4,8 per 10 alla sesta per l'area in metri. L'area è data dal diametro del cilindro, riportata in metri, quindi è per pi greco. Qui non c'entra la quadratura, qui c'è una forza, la devo rilevare dopo quello lì. E qui rilevo la forza che agisce sul pistone. Per 10 elevato alla sesta per 3,14 per 0,08 alla seconda fratto 4. 24.200 approssimativo, 24.150 newton. Questa è la pressione agisce sul pistone. Ovviamente abbiamo visto che questa è la pressione agisce in questa direzione. La forza effettivamente agisce sulla biella è l'ipotenusa, che è in funzione dell'angolo beta. Quindi è queste L, queste R, è fratto il coseno di beta. Quindi la forza F1 che agisce sulla biella è F fratto il coseno di beta. Il coseno di beta lo riavate dal manuale. Eccolo Sì, non dipende. Però c'è anche così in accanto. qua. Ok? Non mi avviso. Esatto, perché le cose non usa. È il cateto, è l'ipotenusa per. Se non ripeto, guarda, R su L se lo di alfa. Va bene? Quindi. Dove il coseno di beta è uguale a R su L, non ricordo mai la memoria. Ma è vero che sono di bello. Seno di No, beta. sono di Il seno di beta è questo, sì. sì, ma se si fa fratto mi viene un numero maggiore. Fatto. La forza sulla biella, l'ipotenusa è maggiore. La forza agisce sulla biella è maggiore perché Lei deve. ho capito. No, questa è l'ipotenusa. Ma lei cosa ne Eh vedeva? no? No. Salga su, No? Quando perché tu hai la forza sul pistone, sulla biella ci agisce una forza maggiore perché ci agisce questa forza e la forza è la reazione che il pistone fa per impedire per muoversi sulla slitta. Quindi la composizione.
F1, F1 è l'ipotenusa. F è la forza di pistone. L'ipotenusa è fratto perché è maggiore di cateto almeno. Appunto, se si fa fratto bene, è figo che faccio più. F1 è maggiore. Come fai se maggiore il cadere? F1 è questo qui, questa è la biella. Ma più che altro F1 deve essere la forza su questa è. Quindi F1 deve essere una parte lungo la ipotenusa, una parte lungo Eh l'opposizione. no, funziona l'opposto. Perché te che cosa c'hai? Te tu hai questo spinge, qui te l'ho appena Ah, esistente. Questa spinge così, chiaro? E si bilancia una forza di pistone. Sulla biella agisce una forza. forse non dice che è la funzione. Eh no, tu hai un equilibrio. Te tu hai, tu, quando il pistone spinge, sulla biella agisce due forze. La forza verticale e una forza orizzontale. Chiaro? Quindi l'ombinazione è maggiore sulla biella. La biella subisce una pressione e una spinta orizzontale, una doppia azione. Chiaro? O vedi dal contrario, la manovella ha un certo per esistente, che quando è in quadratura spinge così, e quindi questa deve essere maggiore la spinta che fa il pistone. Chiaro? Ritorna. Affinché a livello verticale sia un pizzato. Perché te tu hai che qui tu hai azione e reazione ma in direzione verticale. Le due forze si devono equilibrare, chiaro? Quindi non è questa sia maggiore. A questo punto io posso calcolare la forza che c'è sul pistone. Ora, per conoscere la forza sul pistone dovrei conoscere quest'angolo alfa. Va bene? Che ovviamente non lo conosco. Allora, per approssimazione, questo lo fanno anche. Allora, questa è la realtà. Quando fai il dimensionamento della biella, lui considera però il dimensionamento, lo fa comunque a carro di punta normale, non tiene conto di questo fatto, chiaro? Però questo è concettualmente bene che lo sappiate, chiaro? Perché qui lui ora cosa fa? Non lo calcola rispetto al valore massimo normale, a carro di punta, va bene? E anche vero che cosa succede? Che la biella ha due fasi di sollecitazione, questa e quella nel punto morto superiore. È vero anche che quando il pistone comincia a scendere, la pressione tende a diminuire perché aumenta il volume. E quindi è buona norma approssimare e considerare F1 uguale a F per il dimensionamento a carro di punta. Chiaro? Perché? Perché quando te tu hai in questa posizione, tu hai maggiore pressione, non quando tu sei in quadratura. Ritorna? Perché quando si è in quadratura aumenta il volume e quindi automaticamente, se tu pigli anche il diagramma PV, aumenti il volume, diminuisce la pressione, ti torna. Questa è la pressione al volume di Avra di combustione. Questa è la pressione quando tu sei in quadratura e il volume ovviamente è cambiato, è V1. Chiaro? E quindi diminuisce anche la pressione. Quindi anche se aumenta perché è questione di beta, però tu considera che sia uguale, ok? O considerare la più condizione, la condizione questa qua. Quindi si lavora con questo valore pressione qua. Va bene? Lavorando alla formula d'Eulero, ti dà direttamente il valore minimo. Eccolo qua. Questo è il P che agisce sul numero d'Eulero e questo è il coefficiente di sicurezza tra il P effettivo massimo e l'F effettivamente agisce sul pistone. In base al coefficiente di sicurezza tu determini questo valore, chiaro? O meglio, lui cosa ti dice? Vediamo anche la formula. Qui c'è tutta una serie di approssimazioni, eh. Perché prima cosa bisognerebbe fare? Andrebbe calcolato la snellezza minima e confrontato alla snellezza critica del materiale. Se la snellezza minima è maggiore della snellezza critica, si può usare Eulero, altrimenti bisognerebbe usare Rankine. Bisognerebbe, però se fai così, devi partire da una sezione nota. Perché
Invece, se in questa maniera che cosa fai? Determini direttamente la sezione minima con Eulero, poi al limite riverifichi la snellezza. Se diviene inferiore alla sigma critica, tu cambi metodo, se no accetti la soluzione, chiaro? Cioè devi verificare se effettivamente hai verificato il metodo di Eulero a valle, chiaro? Quindi, supponiamo che sia valido il metodo di Eulero. Allora, quindi riavvisolando, cosa si fa qui? Si determina il carico critico di Eulero, il carico di punta, in base al modulo di Young di materiale, va bene? In base al momento minimo, pi greco al quadrato, L0, che ora vediamo a cosa è uguale. Si determina il coefficiente di sicurezza IP, si sostituisce qui e si riava in G. Chiaro? Come si fa a calcolare IP? Si conosce il coefficiente di sicurezza per ABL a circa 20 volte, chiaro? Questo sarebbe il margine di sicurezza che voglio, ok? Invece di fare il sigma ammissibile si usa questa logica, chiaro? Quindi io dico, che cosa? Conosco l'F, conosco N, voglio 20 volte, quindi riavo IP. IP a cosa è uguale? A 20 per F, ovvero F lo conosco, è 24.150 per 20 e viene il carico critico. Che fai? Tratto con la forza. Per la forza. E viene 483.000 newton. Va bene? Con questo valore calcolo il J minimo che la sezione deve avere. Chiaro? E viene già il minimo uguale a 483.000 per L quadro. L0 l'abbiamo visto l'altra volta per un vincolo cerniera carrello. L0 coincide con L, la lunghezza libera di flessione. Va bene? Quindi L lo conosciamo, la lunghezza della biella la conosciamo. Perché abbiamo la corsa, conosciamo il raggio di manovella, che è 95 diviso 2, 47 e mezzo. Siccome sappiamo che il rapporto biella-manovella è 4 a 1, sarà 27,5 per 4,1. La lunghezza di biella è 112,75 mm. Quindi, la lunghezza di biella è corsa fratto 2 per 4,1 ed è uguale a 112,75 mm. Prendiamo 113, va bene? Questo è anche uguale alla lunghezza libera di flessione L0. A questo punto posso sostituirla. Al posto di L ci metto 113 mm. Attenzione perché J mi viene in millimetri alla quarta, quindi fo 113 alla seconda, fratto E, modulo di Young, che è 210.000, per pi greco alla seconda, 3,14 alla seconda. E così ricavo il J minimo. Alla seconda si può semplificare. Alla seconda e alla seconda si può semplificare. Un numero diverso, ma chi dici? Grazie a matematica vi tradisce. Metto un dubbio sulla SAP, no? Viene circa 3.000 mm alla quarta. Va bene? A questo punto vado a cercare una IBE che abbia un G minimo immediatamente superiore. Tabellato. Quindi vado a cercare l'IBE. Ma chi è che mi dà la mano? Perché c'è che mi dà la mano? Scusa, mi dico che quadro è un cubo, è un volume. È il momento di inerzia geometrica. Ma la domanda è che mi dà la mano? Cioè, la domanda è che mi dà la mano?
Eccolo qua. Vedete? Piano! Allora, a questo punto si prende la formula che ti dà in funzione del G minimo l'H all'altezza della Y, va bene, che è questa, ok, ora qui i valori 2 fa un altro calcolo, va bene, e quindi viene che H sarà uguale a radice quarta di 192 per J, quindi per 3000, fratto 11. E questo dà 15,1 mm. Vado a prendere la IV immediatamente superiore e abbia l'H leggermente superiore. Dalla tabella dell'IV prendo IV 160. E questa è la sezione che è garantita nella... La sezione è garantita, quindi IP 160, che è quella più vicina al piede di biella, quindi nella sezione più piccola, qui in questa zona, va bene, questa è l'IP 160. Ora andrò a determinare l'IP in questo punto, poi la raccordo magari costante, qui la posso raccordare costante, vado a cercare l'IP nel punto di massima, quindi l'IP 160 è all'attacco qua su, ora vado a cercare l'IP a L radice di 3, dove è la massima il momento flettente, poi magari posso raccordare in maniera parallela, quindi per trovare l'IP in questo punto vado a fare dimensionamento raflesso flesso torsione, questo andremo avanti la prossima volta, ok?